Clara, lei sta preparando delle buone pizze. Qual è il segreto per fare il disco farcito più buono del mondo? Guardi, noi sono 25 anni che abbiamo questa attività, siamo io e mia sorella con mia figlia. E... Tutte donne quindi? Tutte donne, è una pizzeria di sole donne. E... Tanta pazienza e... Non so. La lievitazione quanto è importante la farcitura? Certo, la lievitazione è importante. Io impasto al pomeriggio e poi comunque la lascio lievitare 2 ore, poi rimane ancora qui nei cassetti, di conseguenza. E poi comunque la farcitura, a me piace proprio le pizze ricche. Voi fate una buona pizza, però siete anche in ristorante. Vogliamo ricordare anche qualche piatto che va per la maggiore? Sì, ci sono degli agnolotti che facciamo noi con il burro e salvia o il sugo ragù, diciamo, il sugo di carne. E poi ci sono le tagliatelle, c'è la grigliata mista che la facciamo sopra il fritop e quindi comunque rimane molto buona perché comunque ci sono degli spiedini, c'è le bracciole di maiale, ci sono la bistecca ai ferri, tutte queste cose qua, tutto un misto, diciamo. Cosa si beve di buono alla Torre? Allora, la pizzeria La Torre è rinomata perché abbiamo nostro fratello che produce il vino, Cascina Beggiolo, e fa il vino bianco, che è un assemblaggio tra un Chardonnay e un Arnaise. C'è il Dolcetto, il Nebbiolo, e poi adesso ha vinto un premio tra i 100 vini più buoni d'Italia con il For per l'Africa. E quindi si beve, cioè, diciamo, questo vino qua. Poi ci sono anche altri vini, però cerchiamo di aiutare il nostro fratello con il suo vino. Quindi un vino buono ma anche solidale. Da ultimo una domanda che è una curiosità, il nome è anche molto bello, si chiama La Torre, ma perché La Torre? La Torre perché a Corte Miglia c'è questa torre, combinazione, noi 25 anni fa eravamo leggermente più spostati, però la pizzeria si chiamava già così, Pizzeria La Torre, quindi abbiamo tenuto questo nome. Adesso siamo venuti qua dove siamo proprio sotto alla torre, diciamo che per quello. Aperti a pranzo, aperti a cena, sempre? No, siamo chiusi adesso a pranzo perché sono 3 anni che siamo qui, però siamo un po' stanchi, quindi dopo 25 anni allora abbiamo deciso di aprire solo la sera, e quindi siamo qua. Grazie Clara, qual è la pizza da ultimo che assaggeremo questa sera? La pizza, la nostra specialità è la zingara, perché è una pizza, una margherita con la carne cruda sopra, con una salsa segreta che facciamo noi e... che non ha nessuno. Il cuore è uno zingaro, ma può essere anche una buona pizza. Grazie Clara. Grazie a voi. Buon appetito.